siamo con Davide Palluda, al quale chiedo: come si riconosce un cappone buono? Allora, la fase della caponatura sappiamo che avviene nell'animale che pesa 1,5 kg circa. L'animale invece pronto, come possiamo renderci conto che è buono, che sarà buono? Ma cotto o crudo, dici? No, crudo. Sia cotto che anche crudo. Ma crudo, beh, innanzitutto credo che valga per il cappone la stessa regola che vale per l'altra materia prima, cioè quella di selezionarlo e sceglierlo da fornitori di fiducia. E il cappone deve avere una certa misura, quindi è un pollo robusto, muscoloso, rilassato, perché la caponatura rende l'uomo e l'animale più rilassato, più disteso, e ha carni sode a toccarle, grasse, la pelle è gialla importante, il colore del mais, e soprattutto però, ripeto, deve esserci la fiducia di chi ce l'ha venduto, ecco, nei suoi confronti. Cotto invece è il lavoro del cuoco, della casalinga, della massaia o dell'appassionato, e il capone ha bisogno, come tutte le carni bianche, di una cottura non violenta, una cottura possibilmente progressiva, senza raggiungere temperature troppo alte che tendono poi ad asciugare la carne, anche se il capone, che è il principe delle carni bianche a mio avviso, è quello che meglio mantiene l'umidità e gli umori all'interno della carne dopo la cottura. È il principe della carne bianca ed è anche una carne che conosciamo da secoli, se vogliamo. Il piatto che tu hai preparato oggi però mixa un po' la tradizione con i gusti di oggi. Sì, sì. Naturalmente rientra a pieno titolo nel solco della cucina che faccio io, quindi tradizione, territorio, innovazione sono rovesci della stessa medaglia, cioè se hai ben presente il luogo in cui lavori, hai ben presente la storia del luogo in cui lavori, lo aggiorni, lo risistemi con la tecnica nuova e lo guardi le ricette che si fanno da centinaia di anni con gli occhi nuovi, e questo già serve. È un connubio tra il cavolfiore, il cappone arrostito in tegame, la collatura di alici e il tartufo bianco, insomma sono quattro sapori che vanno a braccetto, ecco, tranquillo. Fantastici. È un piatto che tu hai nella tua carta o che metterai? No, guarda, è un piatto che io ho fatto espressamente per il menù, perché questo è il lato non negativo, ma è il limite della carne di cappone, come il limite delle carni bianche, cioè quello di essere buonissimi cucinati e mangiati. Nella conservazione è un po' più difficile, perché la carne tende a stressarsi un po' e quindi a perdere parte delle proprietà organolettiche. Quindi lo faccio apposta per il menù, nel senso quando decido io di servirlo al tavolo lo faccio, se no in carta non lo tengo. Quindi è un una tantum che arriva, quindi immagino che il tuo cliente sarà felicissimo quando se lo trova e non se l'aspettava prima. Guarda, è un piatto che faccio da 2 anni ed è un piatto che ha sempre successo, ma per due ragioni molto semplici. Uno, perché ha all'interno sapori abbastanza ruffiani, il cavolfiore cotto con latte, insomma, e la collatura di alici che esalta, che poi, soprattutto per noi piemontesi, sai che la collatura di alici, essendo un concentrato dell'acciuga, è per noi il massimo, noi l'acciuga le mettiamo anche nel cappuccino al mattino, quindi piace a noi molto. Poi c'è il tartufo bianco, insomma, l'unico difetto che ha il cappone è che c'è per un periodo dell'anno brevissimo, quindi l'effetto sorpresa e attesa è maggiore. Ricordiamo quindi che Davide è chef dell'Enoteca, sì, giustamente. Sì, Canale d'Alba, un ristorante è all'interno della struttura dell'Enoteca regionale del Roero, e in un luogo delizioso. Senza dubbio, grazie mille. Grazie a voi.